Amici del Risveglio Popolare, amici lettori del Risveglio Popolare, siamo al consueto appuntamento per presentare l'edizione che è in edicola giovedì del nostro giornale, come d'abitudine. Non ho la prima pagina, come di consueto, nelle mani, ho la prima pagina sullo smartphone oggi, il che mi fa ricordare che l'abbonamento, oltre che al giornale cartaceo, abbonamento che vi sollecitiamo a fare da qualche settimana a questa parte, potete farlo anche per il giornale digitale sul web, che potete leggere sullo smartphone, sul tablet oppure sul computer. Con che cosa apriamo il giornale in edicola domani? Ancora con il tema della sanità locale, che è un tema importante in questi giorni, perché si deve discutere degli ospedali di comunità, delle case di comunità, delle centrali operative, cioè di tutto quel programma per migliorare la sanità nel territorio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ricostruzione e di Resilienza, i soldi europei per uscire da questo momento difficile della pandemia. E c'è giovedì nel pomeriggio, c'è la conferenza dei 174 sindaci dell'ASL Torino 4 con l'assessore regionale, con il direttore dell'ASL Torino 4, per essere informati sulle scelte che sono state fatte per ubicare tutte queste strutture di territorio. Si aggiunge a questo tema anche quello del nuovo ospedale di Ivrea, e su questo punto lo abbiamo già sottolineato in altre edizioni precedenti, i sindaci si sono divisi. Chi vuole l'ospedale in un certo posto di Ivrea, in un certo luogo, chi lo vuole da un'altra parte, ex Montefibre per chi lo vuole al centro della città, al casello autostradale di Ivrea per tutta la zona ovest del Canavese, che vede un'accessibilità migliore. Altro titolo della nostra prima pagina, chiamati al servizio sacerdotale, ricordiamo domenica è la giornata del seminario, giornata di sensibilizzazione e di preghiera per coloro che sono in cammino appunto verso il servizio sacerdotale. Ospitiamo anche le loro testimonianze, le testimonianze dei quattro seminaristi, oltre che il messaggio del vescovo e del rettore del seminario. Alcuni richiami ci riportano nelle pagine interne, ricordiamo un'edizione da 32 pagine, presepi, luminarie, iniziative di solidarietà, insomma siamo a Natale. E poi interessante, il Monveso diventerà una montagna sacra, punto interrogativo, c'è chi dice no, è un reportage estremamente interessante. A Chivasso arriva l'ordinanza del sindaco che dice mascherine anche all'aperto. E poi sulla ex strada statale 460 a Lombardore, nella notte tra martedì e mercoledì, ancora un incidente mortale. Il nostro editoriale si è focalizzato sulla nevicata, ma andando a fondo, certo i fiocchi hanno imbiancato le nostre città, le nostre valli, le nostre campagne, ma il nostro editoriale si intitola La neve maestra. Abbiamo voluto vedere anche in questi quattro fiocchi di neve qualche cosa di più di ciò che scendeva dal cielo per imbiancare le nostre città. La neve maestra di chi?
maestra di che cosa? È ovvio, vi invitiamo alla lettura. Grazie a tutti e buona lettura del Risveglio Popolare.